Iscritto a parlare il senatore Mirabelli, ne ha facoltà. Sì, grazie Presidente, grazie Sottosegretario, colleghi. Io penso che oggi approviamo un provvedimento non scontato, un provvedimento importante che pone fine, questa è la cosa più importante, ad una situazione di incertezza che riguarda concretamente la vita professionale, le prospettive di 26.000 persone, di 26.000 candidati al concorso, all'esame di Stato per l'avvocatura. Abbiamo fatto questo provvedimento e lo facciamo in una collaborazione positiva tra Governo e Parlamento, lo facciamo in fretta, raramente passano 15 giorni dall'emanazione di un decreto all'approvazione dello stesso in una delle due Camere, lo facciamo per mettere il Governo nelle condizioni al più presto di fissare velocemente la data dell'esame di Stato. Lo facciamo, ripeto, lanciando un messaggio positivo che le istituzioni unitariamente, superando anche le divisioni e le differenze, mettono al primo posto la necessità di rispondere a quell'esigenza, a quel bisogno che tanti ragazzi e tante ragazze ci hanno manifestato in questi mesi. Il decreto interviene in emergenza e tale va considerato. Questo è un provvedimento che si spiega solo perché vogliamo rendere possibile l'esame di Stato per quei 26.000 giovani che non hanno potuto sostenerlo in questi mesi a causa della pandemia. E facciamo un provvedimento che mette in condizioni di fare l'esame con modalità innovative ma non più ripetibili, credo che questo l'abbiamo chiaro tutti, l'ha chiaro anche il Governo. Però questo provvedimento ha il merito di consentire lo svolgimento degli esami, mantenendo uno standard di serietà e di rigore che garantisce prima di tutto chi parteciperà e passerà l'esame, che garantisce che chi parteciperà e passerà l'esame avrà una professionalità adeguata per affrontare una carriera difficile, ma come è stato detto da molti, affascinante come quella dell'avvocato. Credo che il doppio orale, così come concepito, costituisca il sistema più convincente che si poteva mettere in campo per coniugare la garanzia di un esame realmente probante con i limiti di un esame che a causa della pandemia si deve fare da remoto. Abbiamo raccolto in questi mesi non solo i parlamentari che si occupano di giustizia, ma tanti di noi, tanti parlamentari, tanti in quest'Aula hanno raccolto tante sollecitazioni in questi mesi da singoli e associazioni che ci chiedevano di poter fare l'esame e di poterlo fare bene, di fare un esame davvero abilitante. E in questo senso ci siamo impegnati a provare a migliorare per quello che era possibile fare in tempi così stretti, con questa emergenza e queste necessità, ci siamo impegnati a cercare soluzioni per migliorare ulteriormente questo provvedimento. Primo, era necessario che ci fosse più chiarezza su come rendere rigoroso il sistema di definizione e scelta dei quesiti che saranno alla base delle prime prove orali. Mi pare che si sia trovato con l'approvazione dell'ordine del giorno a prima firma Cucca una buona modalità, la possibilità, o meglio, indicare al Governo la strada
che consenta e metta le sottocommissioni in grado ogni giorno di definire per ognuna delle tre materie tanti quesiti quanti sono gli esaminandi di quel giorno, per poi scegliere tra questi quesiti, mi pare una buona soluzione. Forse si poteva fare di meglio, ma questa mi pare una buona soluzione che garantisce trasparenza e garantisce serietà. È un ordine del giorno, ci aspettiamo che questo ordine del giorno venga recepito nel decreto ministeriale, però è sicuramente un passo avanti. Secondo, noi abbiamo insistito perché si possa consentire, almeno consentire al candidato la facoltà di poter, a garanzia di tutti, videoregistrare il proprio esame, essendo un esame che viene fatto da remoto ed essendo i sistemi operativi predisposti per le registrazioni. Anche qui guardiamo con favore all'approvazione dell'ordine del giorno che abbiamo presentato su questa materia e ci auguriamo che eventuali problemi tecnici possano essere superati, perché penso che questo tema della videoregistrazione, che peraltro ci è stato posto da tanti candidati, da tante associazioni, venga colto come un'occasione di maggiore trasparenza. Terzo, abbiamo accolto positivamente l'emendamento del relatore che ci consente di non escludere dalla seconda prova orale la materia che è stata scelta dal candidato nella prima prova. È una cosa importante, è una cosa seria, garantisce il fatto che i candidati debbano avere conoscenza e competenza sia sul diritto civile sia sul diritto penale, però non esclude dalle materie aggiuntive della seconda prova quella che è stata scelta nella prima, e questo credo che sia un passaggio importante e credo che l'emendamento del relatore raccolga le sollecitazioni che sono venute da diversi di noi. Ci dispiace, lo dico sinceramente, che non si sia colta o non si colga, ma spero anche qui in un ripensamento in sede di decreto ministeriale, la necessità di garantire, oltre alle persone che sono in quarantena e che non stanno bene e che avranno, grazie agli emendamenti proposti, la possibilità di fare l'esame da remoto, non si sia colta la necessità di dare la stessa possibilità a chi, anche per ragioni legate alla pandemia, è trattenuto all'estero. Avevamo proposto di poter far fare l'esame dai consolati, essendo appunto un esame da remoto. Io credo che sia sbagliato discriminare, forse sono pochi, ma discriminare questi candidati, e credo che su questo, ripeto, in sede di verifica e di costruzione del decreto ministeriale, il governo debba tener conto che c'è anche questo problema. Ecco, per queste ragioni, per il lavoro fatto anche in tempi brevissimi, voteremo a favore di un decreto utile, convinti che serva, ma convinti anche, mi faccia dire, sottosegretario, in conclusione, che le riflessioni che questa vicenda ha prodotto sul valore e sul senso dell'esame di Stato non vadano disperse, e che il tema, che questo esame debba diventare sempre più un'opportunità per i giovani
e non un passaggio a livello che ne blocca alcuni, credo che sia un tema fondamentale da riprendere nei prossimi mesi. Grazie, senatore Mirabelli.